Cominciamo dalla partita perché è una sconfitta pesante in una partita in cui eravamo partiti bene, poi a un certo punto ha smesso di funzionare qualcosa, abbiamo sbagliato tanti tiri, nel secondo tempo ne avremo segnato 7-8 gol, non di più, dopo 18 minuti avevamo segnato 4 gol, i portieri non sono stati, non ci hanno dato l'apporto di ieri. Hai detto tutto tu, gli equilibri sono precari a questo livello, abbiamo cercato di iniziare cercando un pochettino, quasi essendo un po' spavaldi, con un 7 contro 6 anomalo che obiettivamente andava bene e anche questa 5-1 non andava male, ma non bastava perché questo ci rovinava questa struttura di gioco veloce che noi abbiamo. Quando giochi 7 contro 6 le posizioni difensive non sono più le stesse e quindi siamo andati di nuovo in 6-0, che devo dire che oggi è andata meglio pure di ieri, ma il portiere ieri ci ha salvato tante volte, oggi di no, ma la costante sono anche i tiri sbagliati che abbiamo fatto. E diciamo che è andato tutto male veramente, ma in queste competizioni bisogna sapere accantonare, chi è capace di fare questo ha una possibilità. E infatti la possibilità ce la danno innanzitutto i numeri, perché domani saremo in parte legati al risultato della prima partita, in parte però poi legati al nostro risultato di una Lituania che intanto oggi ha perso nettamente contro la Grecia, squadra contro la quale noi ieri ci eravamo ben espressi, eravamo riusciti a pareggiare. È comunque una situazione ancora aperta, quindi per i ragazzi appena 24 ore per resettare tutto. Ma è vero, quindi ce la metteremo tutta se la prima partita avesse un risultato a noi favorevole. Bisogna, quando si parla di Grecia, Olanda, non fare paragoni con le nazionali senior, perché a livello giovanile conta tantissimo anche la struttura fisica e non stiamo più parlando di altezza ma anche di peso, perché anche ieri la Grecia, che aveva generalmente dei giocatori con il nostro fisico, ma avevano un terzo e un quarto difensore che cambia tutto il loro modo di difendere. Noi non abbiamo tiratori, questo è un dato di fatto. In campionato, nella Silver, ci aiuta tantissimo il gioco veloce con Trost che arriva da dietro e loro hanno preso le contromisure. Non ha spazi e non può entrare in penetrazione, si deprime e non è più il nostro punto di forza, bisogna anche ritirarlo su moralmente, e questo sarà il nostro compito, perché noi abbiamo bisogno per vincere di Trost, che è un giocatore che fisicamente può reggere sia difesa che attacco. Anche lì, quando devo sostituire Trost, abbiamo dei grandi problemi difensivi perché in mezzo non abbiamo chili.